tutelare le peculiarità del territorio piemontese, l'obiettivo della mostra è il gelso, albero dimenticato nel paesaggio agrario piemontese, e il suo legame con il bacco da seta. Esposta fino al 13 luglio nei locali dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale. L'allestimento realizzato con il Museo regionale di Scienze Naturali è articolato in 5 sezioni, che vanno dalla coltivazione e utilizzo della pianta al gelso nel mondo, fino alla bachicoltura e al paesaggio. Questa mostra sul gelso nasce nel 2011 da una collaborazione tra il Museo regionale di Scienze Naturali e il Dipartimento di Colture Arboree dell'Università degli Studi di Torino. È una mostra che si compone di diverse sezioni tematiche: la coltivazione, la bachicoltura, l'utilizzo, il paesaggio agrario che va formandosi e il gelso nel mondo. La cosa interessante è che siamo riusciti col museo a renderla itinerante e l'abbiamo portata in tutti questi anni in giro per il Piemonte.